Amici di CoPlanet, ma soprattutto amiche di CoPlanet, ben trovate. Io sono Marco, sul forum sono Warmaffic e mi occupo della grafica, ma oggi sono qui, in veste di youtuber ufficiale, per presentarvi la PlayStation 4. Condivideremo insieme questo momento di sommo godimento, che sarà l'apertura e il primo contatto fisico con la mia console, e andrò a mostrarvi tutto quello che contiene questa scatola delle meraviglie. Bene, care amiche, questa è la scatola della PlayStation 4, potete vedere davanti e dietro. Io ho qui tutto il necessario per andarla ad aprire, e cioè una splendida taglierina nuova di Ballina e due guantini per non lasciare le ditate sulla console, perché metà della console è lucida come la vecchia PS3 e, insomma, se vi ricordate, era sempre completamente piena di ditate. Vorrei cercare di preservarla per almeno i prossimi 2 giorni. Allora, guardiamo come si apre, perché comunque è la prima volta, giustamente, che ce l'ho in mano anch'io. Qua vediamo un pezzettino di scotch che andiamo chirurgicamente a trasportare. Dopodiché, ecco qua. Ah, quindi, come al solito, abbiamo uno splendido preservativo dove c'erano scritte tutte le cose, probabilmente perché in ogni nazione, in ogni paese, non ho idea, fanno le cose diverse, non ce ne frega niente. Questa è la vera scatola, estremamente professionale questa scatola, ecco qua. Bene, come apriamo la scatola vediamo pressoché tutto. Qui abbiamo il pad DualShock 4, che finalmente, insomma, cambia anche a livello estetico rispetto ai pad precedenti della Sony, che comunque erano pressoché sempre simili a quelli della prima PlayStation. Magari parleremo un'altra volta delle funzionalità del pad, comunque eccolo qua. Dopodiché c'è il solito plico di benvenuti nell'universo PlayStation, eccetera eccetera, ma questo ce ne frega niente. Qua credo che qua, ecco qua, qua c'è il malloppone dei cavi, eccolo qua, questo non serve. Cavo HDMI, finalmente, speriamo anche che sia di buona qualità, e comunque l'importante è che c'è. Da vedere così sarà un cavo lungo almeno 2 metri, molto bene. Ok, cavo USB per caricare il pad, ecco qua. Cavo della corrente, semplicissimo, perché come sappiamo tutti, visto che si è detto e ridetto, il trasformatore è interno alla console. E cuffiette con microfono che vanno attaccate anche queste al pad qua sotto. Questo ricorda un po' l'Xbox 360, come concetto. Cuffietta con filo che si attacca sotto, molto bene. E adesso il pezzo forte. Il nuovo monolite, eccolo qua. Super imballato e protetto. Andiamolo ad estrarre cercando di fare meno danni possibile, anche perché eccola qua. La parte inferiore è ruvida come le Slim, come le PlayStation 3 Slim. Abbiamo di sopra una parte lucida come invece era la prima PlayStation 3. Nel complesso è molto bella. Fra l'altro, io l'ho vista in azione. Tutto questo LED, una volta accesa, verrà illuminato. Qua abbiamo l'ingresso dei dischi, 2 prese USB, dietro il numero seriale, sotto niente di che, e qua dietro, ecco, insomma, l'apertura per le ventole e i vari ingressi: AUX, LAN, HDMI, ingresso ottico e presa di corrente. Alla fine non è molto piena di ingressi, insomma è abbastanza minimale come concetto base. La potenza la tiene tutta dentro. Foglietto di pubblicità, è finito l'unboxing. Ovviamente vi faccio vedere anche gli altri acquisti che ho fatto oggi dal GameStop. Diciamo pubblicità, visto che comunque non come prezzo. Ovviamente mi sono armato di un secondo pad
al day one hanno pad colorati, ce n'era uno rosso e uno blu. Blu era abbastanza brutto, ho scelto per il rosso pur non essendo milanista, cari amiche, ricordatevelo sempre. Preso Killzone, comunque ero già pronto anche con Call of Duty Ghost e Assassin's Creed 4, che sono riuscito ad acquistare prima del day one della console. E infine l'immancabile vertical stand per mantenere la console in sicurezza in posizione verticale, anche perché purtroppo dove l'andrò a mettere la mia mensola made in Svezia non ha lo spazio per tenerla sdraiata anche volendo, quindi l'andrò a montare. Adesso passiamo al salotto, care amiche, dove andremo a vedere le potenzialità della console una volta accesa. Ok, location cambiata, care amiche. Ho il pad in mano, al quale vado a togliere delicatamente le pellicole di protezione. E il momento tanto atteso è giunto. Proveremo ad accendere la PlayStation 4. Come stavo notando col mio amico Capitan Wallace alla regia, che saluto e ringrazio, non abbiamo trovato un tasto su tutta la PlayStation 4 e la cosa un pochino ci ha intesito. Però non abbiamo voluto leggere le istruzioni, visto che comunque è una pratica che non siamo molto avvezzi a leggere le istruzioni. Chi di voi ha mai letto le istruzioni, ad esempio, del cellulare o del televisore? Mai. Quindi adesso proveremo insieme a vedere cosa succede schiacciando il tasto PS sul pad. Succede un cazzo. C'è il tasto! Dov'è? Eccolo! Abbiamo trovato il tasto, care amiche. Olè! Ecco, cari amiche, come si presenta la nuova Cross Media Bar. Ovviamente è la prima volta che la vedo. Ecco, come ho inserito il gioco, quella barra qua credo sia l'installazione del gioco, che è già partita, in modo da farci guadagnare tempo. E non è assolutamente male questa cosa. Adesso lanciamo il gioco. Piacerebbe prima vedere i miei amici. Ah, ecco, si sposta. Bene, la Cross Media Bar è divisa su due piani. Questa è la Cross Media Bar che ricorda già un po' di più quella della PlayStation 3. Anche se le funzioni in realtà sono molto più simili a quelle della PS Vita, soprattutto dopo l'ultimo aggiornamento che la preparava la PS4. Per visualizzare gli amici bisogna per forza cliccarci sopra. Ok, intanto qua l'installazione del gioco è praticamente terminata e si può avviare. E da Warmafic è tutto, spero di avervi fatto vedere tutto quello che vi interessava sulla PlayStation 4, un saluto ai miei amici e colleghi del forum e un saluto soprattutto a tutte quante voi, care amiche. Ciao!